La nostra breve visita alla città morta di Mosca, il fantasma del passato, è finita. Io e Pavel ci siamo dati di nuovo una mano e torniamo alla metro da veri amici. Non c'è altro modo per sopravvivere alla desolazione della superficie. Ora però ci aspetta una stazione affollata, il teatro. È molto vicina a Polis. Se Pavel riesce a farmi superare i posti di guardia della linea rossa, sarò a casa in meno di un'ora. Ok, entrate. Scusate, tempi pericolosi, sapete? Saliremo fra poco. Ci sono molti custodi in giro? Siamo stati fortunati ad arrivare qui. Ok, c'è un nido nell'edificio, vicino all'aereo schiantato. Ci credo che ho fatto un incubo oggi. Oh, vuoi un incubo? Bene, ti aspetta là fuori. Non ha senso uscire in tre. Per ripulire un nido ci servono almeno un paio di squadre. E quindi? Non andate? Prima dobbiamo radunare gli uomini. Li stiamo aspettando? Stanno arrivando. Poi la faremo vedere a quelle bestie. Benvenuti al teatro. Va bene. Scusa di nuovo per le porte chiuse. Scusa se non sono riuscito a farti entrare prima. È dura là fuori. Va alla stazione, riposa un po'. Hai una pessima cera. Saremmo finiti dritti in quel branco di custodi. Grazie dell'avvertimento. Già che sei qui, perché non ti godi la stazione? Gli imperialisti si preparano alla guerra. Guardate che stanno scappando. Bene, prima di ogni arrivati. Campagna, vado, molti abitanti dell'impero accettare. Vengono accusati di essere mutati. Perché? Beh, se ti arruoli, devono riconoscerti come persona. Ma chiunque sia ritenuto superfluo viene scacciato o impiccato. Eccovi qua. Siete tutti o ne arriveranno altri? Siamo tutti qui. Due treni, come da accordi. Il primo gruppo ha già avuto il permesso di entrare? Stanno ancora aspettando. Si stanno lamentando col capo, ma lui non ci può fare molto. Allora non è che potreste farci entrare mentre parlano? No, non possiamo. Spiacente, è proibito senza permessi. Nemmeno i bambini? E lasciare qui i genitori? No, è meglio che aspettiate qui. Ma il primo gruppo l'avete fatto passare? No, sono ancora nel treno sul binario di trasferimento. Ringraziate di essere qui dove c'è spazio. Capito. Ascoltate tutti, stanno discutendo dei nostri permessi di soggiorno, quindi dovremo aspettare qui. E i bambini hanno bisogno di riposo. Per quanto dovremo aspettare? Sì, per quanto, non ne posso più. Devo fare pipì! Silenzio, ci hanno detto di aspettare e aspetteremo finché sarà necessario. È per via della mia altezza. Secondo i nuovi parametri mi mancano 2 centimetri. Che ci succederà quando ci trovano qui? Stai tranquilla, nessuno ci insegue. E 2 centimetri non sono molti, comunque. Non per te, forse. Tu puoi arruolarti e tornare ad essere un cittadino. Sono i familiari a carico che vengono impiccati. Oh, merda, mi arruolo sì, se non la smetti. Com'è possibile? Siamo stati nell'impero tutta la vita e improvvisamente siamo degli abomini? Ah, è sempre così. Ma perché? Perché noi? Continuano ad alzare i parametri. L'ultima volta erano i nostri vicini, stavolta tocca a noi. Prima o poi nella stazione ci rimarrà soltanto il Kaiser. Ma ora che facciamo? Viviamo! E rallegrati che non ci dovremo più far misurare il cranio ogni giorno. Oh, mi sento male! Non respiro! Calmati, fa un respiro profondo. Va tutto bene. È tutto a posto. Sta avendo un crollo. Dopo 20 anni nell'impero, ora siamo degli abomini.
Il capo è occupato, aspetta qui. Allora, ecco il nostro gioco. La prossima stazione è Piazza della Rivoluzione. È rossa, una delle nostre. E Rivoluzione è un tiro di schioppo da polis. Ed essendo io un bravo comunista, ti farò da garante. Dovranno per forza lasciarti passare e sarai a casa in un lampo. Siete voi quelli di cui ci hanno appena detto? Sì. Ottimo, entrate allora. Allora, Artyom, datti un'occhiata in giro. C'è parecchio da vedere qui. Parlerò con la mia gente e ti troverò. Benvenuto e buon riposo. Ma capisce che non possiamo aspettare qui per sempre? Ascolta, non sono io a scrivere le leggi, ok? E chi è allora? È così difficile decidere se accoglierci o mandarci via? Sono i miei superiori a decidere. Abbiamo mandato loro un messaggio, ora dovrete aspettare. Che tipo di messaggio? È una stazione indipendente, è lei che comanda. Il tipo di messaggio giusto, alla linea rossa. Capisce cosa intendo? Ah, allora sono loro che comandano qui. Sì, esatto, e vi conviene. Aspetti, è meglio parlare in privato. Proiettili per l'ultimo dei critici teatrali. Proiettili per la salvezza delle vostre anime. Giovanotto, vedo che ti piace il mio arguto cartello. C'è posto per tutti in questi sotterranei. Assassini, prostitute, tiranni, cambiavalute, perfino contadini, maledizione. Sono tutti i benvenuti, anche certi attori cani. Io vivo al teatro dove respiro i miasmi della decadenza del Bolshoi. La stazione è sovrappopolata dai fantasmi dell'opera. Ma c'è posto per il miglior critico del nostro grande paese? Eh no! Io dico la verità e mi ripagano con insulti e povertà. Dico, disonorate il nome del Bolshoi! E loro rispondono, ora il Bolshoi siamo noi, solo noi! Sono immuni alle critiche, preferiscono il denaro all'arte. E questi poveracci che attraversano tutta la metro per vedere il glorioso Bolshoi vengono ingannati. Dicono che solo chi ha la pancia piena si interessi all'arte. Eppure, mio giovane amico, io dico che anche agli affamati serve l'arte, perché pensare a questioni elevate attutisce il dolore dello stomaco vuoto. Purtroppo però, la vera arte è scomparsa da 20 anni. Ciò che rimane sono rifiuti profani. E quindi la mia fame persiste. Ti andrebbe di fare omaggio a ciò che abbiamo perso donandomi un proiettile? Ah, allora ci sono ancora veri uomini e non solo marionette. Mi faccio schifo da solo. Restiamo seduti qui, con luci festose e bicchieri pieni, quando tutto intorno ci sono radiazioni, morte, rovina e guerra infinita. Morte e rovina. È proprio per questo che ci serve il teatro. Un drink e uno spettacolo riscaldano anima e tuoi cari divertimento e gioia. Senza tutto questo, beh, tanto vale farla finita. Feste. In tempo di calamità. Allora quando arriva la nostra ospite, quella mascherata che impugna la falce. Da un momento all'altro, quindi bevi. Alla salute.
il teatro Bolshoi, l'orgoglio di Russia, la leggenda della metro. Solo per stanotte uno spettacolo. Unisciti a noi. È il banchetto funebre della civiltà. Ignoralo. Quando è ubriaco abbassa il morale di tutti. Fatti una vodka, ti sentirai meglio. Alla salute. Senti, se non fosse per noi, allora chi... Già, siamo forti. Se non fosse per noi... Esatto. Facciamo tutto noi. E quando spariremo, cosa resterà? Già! Niente! Esatto! Dobbiamo scrivere un... come si dice? Un libro! Fate in fretta! I posti sono già. E che titolo gli diamo? Se non noi, chi? Tolia, sei un genio. I tempisti che ci rompono le scatole sapranno quanto siamo grandiosi. Sì, facciamogli capire che siamo gente seria e che se non fosse per noi, niente ricordi. Hai ricordi? La leggenda della metro. Solo per stanotte uno spettacolo unico. Balletto, intrattenimento, opera. Diventa uno dei pochi fortunati ad assistere. Wow, a wow, che profumino invitante, Simeonovna. È una nuova ricetta? Nuova? Magari. Funghi in salsa di funghi. Ehi, giù le mani dalla pentola o ti becchi una legnata. Uno dei misuratori aveva una cotta per me, un Oberscharführer. Mi diceva tutto dei loro parametri, della lotta razziale per liberare l'umanità dalle mutazioni. Ma in realtà si stanno solo liberando della gente a carico. Allora l'hai respinto, quell'Ober, quel che è? Magari. Una volta gli diedi un ceffone. E tre giorni dopo mi mandarono a chiamare. Aveva coperto l'occhio nero che gli avevo fatto. Insomma, mi dice che secondo i nuovi parametri mio marito è un mutante. E poi fa: ma la sua condanna dipende da te. Dammi ciò che voglio o lo impicchiamo. Cosa potevo fare? Allora perché sei scappata? Perché era finita. Quando liberarono mio marito, lui chiese perché. L'Oberscharführer glielo disse. Mio marito attaccò il bastardo e le guardie lo ammazzarono. Mi dispiace. Non hai paura che vengano a cercarti? Non finché qui ci sono i rossi. Non oserebbe. Ma ora tanto vale che mi impicchi. Diventa uno dei pochi fortunati ad assistere al grande evento di stanotte. Non perdere l'occasione. Regala a te e ai tuoi cari divertimento e gioia. Mi dispiace, Katia. Mi dispiace. Fate in fretta. Perché? Cos'è successo? Vitia non ce l'ha fatta. Cosa? Stavamo tornando ed è apparso un demone. Ci siamo buttati a terra e gli abbiamo sparato finché è scappato. Nessuno si è fatto un graffio. Ma Vitia non si è più alzato. La sua maschera si era rotta su un mattone. E tu? L'hai lasciato lì a morire? No, Katia. Abbiamo provato a salvarlo, ma era troppo tardi. No! Vitia! L'abbiamo seppellito lì. È un buon posto. Abbiamo messo delle pietre bianche sulla tomba. Lasciala sola.
diventa uno dei pochi fortunati ad assistere al grande evento di stanotte. Non perdere l'occasione, regala a te e ai tuoi cari divertimento e gioia. Fate in fretta, i posti sono limitati. Il Teatro Bolshoi diventa uno dei pochi fortunati ad assistere al grande evento di stanotte. Non perdere l'occasione. Mio papà è uno stalker. Mi porterà una di quelle bambole. Mio papà è un pilota. Me ne porterà un centinaio. Quando? Il mio ha detto che me la porta domani. Mamma dice quando ritorna. Se faccio la brava. Ma non tornerà per un po'. Ah, allora manca tanto. Andiamo da Natasha a giocare con la sua bambola intanto. Andiamo. E cosa avrei dovuto dire? Non so. La verità. E chi può convivere con una verità simile? Il suo comandante mi ha detto che non c'era rimasto niente da seppellire. Ha implorato perdono per averlo lasciato morire. Mi dispiace. E ora che farai? Non lo so. Come faccio a continuare così? Sì, facci vedere qualcosa che conosciamo! Wow, è un demone! Che paura! Un demone! Un demone! Guardate come sbatte le ali! Sta attaccando! No, papà dice che sbatte le ali per decollare. E mio papà ne ha visti un sacco di quelli. Abbiamo ragione, vero, zia Misha? È un demone! Beh, ok, facciamo che è un demone. Ma un tempo c'erano degli uccelli fatti così. Uccelli? Sono cattivi come i demoni? No, erano bellissimi. Alcuni erano grandi, ma non come i demoni. Non attaccavano la gente. Ti svegliavano la mattina col loro canto. E questo che animale è? Forse è un Nosalis. Hai il naso troppo grande, però. Sergei, tuo papà ti ha raccontato anche di bestie così? No, e ha visto un sacco di posti, anche la biblioteca, perfino il parco. Una volta ha visto un orso. Questo è un orso, zio Misha? È un elefante. Li hai visti in quel libro? Gli elefanti facevano paura? Dici che i Nosalis sono quello che rimane di loro? Gli elefanti erano grossi, ma non attaccavano mai per primi. Solo se venivano provocati. Ma se si arrabbiavano, potevano schiacciarti. Proprio come i Nosalis. Papà dice che se un grosso Nosalis comincia a correre, schiaccia tutto quello che incontra, perfino i suoi cuccioli. Beh, forse sono imparentati. C'erano degli elefanti allo zoo, dopo tutto. Anche se ora sono molto più piccoli, se sono davvero diventati i Nosalis. E questo che tipo di uccello è? È il cigno. Guardate che collo lungo. Conosco questo uccello. Era nel libro e mamma ha una sua foto con quei numeri nell'angolo. Ce l'ha appesa alla parete. Giusto, è un cigno. E perché voi ragazzi non parlate? Avete visto il libro e il calendario di zia Toma, no? Pensavo che fosse una specie di mutante. Sembra come quella foto nel libro, ma questo si muove. Forza ragazzi, cercate di immaginare che ci sia ancora. Beh, ok. E questo cos'è? Questo è decisamente un aracnide. Guardate quante mandibole ha. No, è una capra. O forse sono le zampe. Proprio come nella foto. Sono corna velenose. Le usa per afferrarti. Anche lei occhia la luce. Ma attestati. Le capre mi spaventano un sacco. Sono peggio degli aracnidi. Non hanno paura della luce. Sai, Katia, è davvero una capra. Ma non è per niente spaventosa e non ti dà testate senza ragione. Comunque è un animale molto utile. Fa un latte così buono. Beh, faceva. Zio Misha, Katia è l'unica che conosce questi animali strani. Facci vedere qualcosa che conosciamo anche noi, se no non è giusto. Sì, facci vedere qualcosa che conosciamo. Va bene, questo lo riconoscerete. Chi risponde per primo? Io, è una vedetta.
Guarda come fa scattare le mascelle. Ora salta fuori dal buco. Sergei è proprio una vedetta. Mi dispiace, bambini. Una volta ero bravo a mostrare questi animali, ma ora sto invecchiando. Fatemi riposare e ritenterò più tardi. Cercherò di ricordarmi come rappresentarli in modo che capiate. Diventa uno dei pochi fortunati ad assistere al grande evento di stanotte. Non perdere l'occasione. Regala a te e ai tuoi cari divertimento e gioia. Fate in fretta, i posti sono limitati. Allora, Nikitish, quando diventeremo carne per mutanti? Hai abbastanza soldi per una settimana? Una settimana? Due giorni, forse. Poi sono finito. E ci ho messo così tanto a risparmiare. Silenziosi e letali! Oh, beh, almeno mi sono divertito un po', alla fine. Cosa? Ti arrendi di già? Dai, cazzo, potremmo ancora diventare stalker invece che semplici aiutanti. Guarda, ho abbastanza denaro per tre giorni, quindi offro da bere. Convenienti e potenti! Ah, uno stalker! Ehi, se mai ti servisse aiuto per recuperare cose pesanti dalla superficie, saremo pronti in un paio di giorni. Abbiamo tariffe convenienti. Granate incendiarie! Terranno i tuoi nemici al calduccio! L'involucro non è nuovo, ma sono di buona qualità. Questi proiettili sono di buona qualità, anche se sono fatti a mano. Eccoci, il miglior potere d'arresto in assoluto. Semplicemente il migliore. Questi pugnali, l'ideale per occuparsi delle sentinelle. Beh, torna pure se ti serve qualcosa. Proiettili alta. Pensa più in fretta. Abbiamo i prezzi migliori, giuro. Lì c'è un altro turista. Se non la compri tu, lo fa lui di sicuro. Salo classico, lardo, grasso, pancetta arrosto. Dritto di tutti, proteggiti comprando un'arma. Munizioni ed equipaggiamento in vendita. Scambio di proiettili. Non ne troverai di migliori. E rimane solo una dose. Questa roba è spaziale. Pelle! Prodotti in pelle! Modelli originali e prezzi bassi. Giacche e berretti di pelle all'ultima moda. Questa è roba ottima. La migliore sul mercato. Non so, è proibito. Magari mi faccio solo un drink. Puoi bere dove ti pare. Questo è il teatro. Tutto è permesso. Guarda, nessuno ti vuole costringere. Ma non tornare fra 10 minuti quando cambi idea. Non ce ne sarà più. Aspetta un attimo, ci devo pensare. Pensa più in fretta. Guarda, lì c'è un altro turista. Se non la compri tu, lo fa lui di sicuro. Va bene, la prendo.
Grazie, amico. Non fosse stato per te, quello scemo non avrebbe mai abboccato. Se ne vuoi un po', torna stasera. Sto aspettando un nuovo rifornimento. Torna più tardi. Questa è roba forte. Finito i preparativi, possiamo andare a rivoluzione. Ci faranno passare attraverso il teatro. Ehi, fermi! Mostratemi i biglietti! Avete sentito? I nostri artisti bruciano dalla voglia di entrare in scena. Beh, Stanislavski, puoi assistere allo spettacolo se vuoi. Ti aspetto ai camerini. Maestro, prego, il can-can. Niente di simile. Un po' mi dispiace per gli altri artisti. I loro tentativi di stupire il pubblico potrebbero non bastare dopo un tale spettacolo, ma di certo sapranno come rispondere alle nostre sempre maggiori aspettative. E così il nostro incredibile spettacolo continua. Quest'uomo sputa in faccia al pericolo, sfida la natura, fronteggia il dio di questo nuovo mondo e dimostra ancora una volta che l'uomo è il vero padrone. Date un caldo benvenuto a Leonid Bury, il nostro eccezionale domatore, e al suo terrore della città. Ale, vai! Ale, vai! Ale, vai! Mi hai sentito? Ale! Stupido abominio! Ale! Vittoria dell'intelligenza umana sui mutanti. A proposito di mutanti, perfino la nostra stazione ha sentito le voci sulla nuova specie trovata all'Expo. Bestie spaventose, nere come la notte, invincibili, capaci di rendere folle chiunque le veda. Ma anche loro non hanno potuto competere con l'ingegno umano. Gli uomini dell'Expo avevano notato che stavano cucinando il tipo sbagliato di fungo. Quando sono tornati alla ricetta tradizionale, i nuovi mutanti sono scomparsi come neve al sole.
un applauso per gli eroi dell'Expo. E lo spettacolo continua. È ora di dare un tocco di lirismo alla serata. Vi presentiamo il genio della musica da camera, il famoso suonatore di fisarmonica Kolya Pajarny, col suo capolavoro Il mio cuore vola in cielo, ma colpisce il soffitto e cade nella bottiglia. Avanti con gli applausi! Della mia anima non suonerà più allo stesso modo. La tua musica ha toccato le sue corde con troppa potenza. E così il nostro incredibile spettacolo continua. Oggi ho l'onore di presentarvi uno dei numeri più caldi da questa parte dell'Atlantico. La rappresentazione più bollente di oggi, lo spettacolo del fuoco. Un applauso per i nostri artisti, per favore! Incredibile, semplicemente incredibile, perfino un po' troppo rovente. Un paio di gradi in più e mi sarei bruciacchiato. Grazie, cari amici, grazie. Ma per quanto bollente fosse, le ragazze lo erano ancora di più. Ragazzi, dovete accettare la sfida. Provate con un lanciafiamme, magari. Ma non è tutto, signore e signori. Date il benvenuto al maestro dell'arpeggio, il dio del legato e il demone del tremolo, lo studente preferito di Mel Bay e Vladimir Manilov, il chitarrista più grande della nuova era, Viktor Minchuk con le sue fantasie. Un applauso per il maestro! Thank you.
Con tutta questa estasi fra un po' mi si incendia il cuore. Le gambe cominciano a ballare e l'anima va al... va dove deve andare. Grazie, Victor. Signore e signori, devo annunciare un cambiamento al programma di oggi. Siamo spiacenti di comunicarvi che il nostro mago ha finito le assistenti per il suo numero della segheria. Ma non temete, abbiamo riempito il buco con grandi artisti. Un attimo di attenzione mentre vi presento la nascita di una leggenda. Il duetto Minchuk e Pajarni con la loro improvvisazione strumentale, il Cantico dei Cantici. Un applauso per incoraggiare i nostri grandi musicisti. Innovazione musicale del secolo. Incredibile, davvero incredibile. Mi fischia ancora l'orecchio sinistro. Avete appena ascoltato i grandi maestri della metropolitana di Mosca, il duo conosciuto come Minchuk e Pajarni. Caro pubblico, questo triste momento deve sempre arrivare, che lo si voglia o no. Il nostro spettacolo di oggi finisce qui. Spero che vi sia piaciuto quanto la vostra compagnia è piaciuta a noi. Grazie e tornate presto. Maestro, ci suoni qualcosa di emozionante. Addio, arrivederci. Separarsi è così triste. Artyom, ti è piaciuto lo spettacolo? È ora di muoversi, grande mecenate! Oh, Pavel Igorovich, che bello vederti! Dove sei stato? Non ci vuoi più bene? Helen, sono follemente innamorato di voi, ma ho avuto molto lavoro da fare. Tornerò presto, promesso! Gianna, prestami la cipria. Te lo scordi. Hai la tua, usa quella. Non è un granché. Perché tuo ragazzo non ti compra qualcosa di meglio? Perché il suo ragazzo è uno spilorcio. No, è affidabile e non butta via i soldi. Allora perché non lo sposi? È troppo spilorcio anche per chiederle di sposarlo. Scema, stiamo mettendo alla prova il nostro amore. Sì, come no. E nel frattempo ti ha fatto della cipria grattando il soffitto. Almeno io ho un uomo mio, invece di vendermi al bar. Lo faresti anche tu se qualcuno ti pigliasse. Ragazze, basta così, sta per suonare il campanello. E allora? Non ci vado in scena con lei. E invece sì, non hai altro posto dove andare da quando il circo degli orrori ha lasciato la stazione. Stronza! Piantatela! Niente liti, né qui né sul palco. Ok, lasciamo perdere. No, così non va. Devo chiamare la Petrovna? No, ti prego. Allora finisci di truccarti, fra un po' tocca a te. Artyom, mi sa che ultimamente non ne hai viste molte di donne. Già, la vita senza una morbida donna è difficile.
Ancora rifugiati. Di nuovo. Ma che succede? Un'altra guerra, e cosa se no? Pare che quei comunisti del cazzo vogliano di nuovo combattere l'impero. Merda, ma non sanno fare altro. Invece di sprecare munizioni così, per eliminare le bestie infestanti. Non gliene frega niente di questo. I Nosalis hanno macellato mio padre. A che importa? A nessuno. E come credono che faremo a vivere e a crescere i nostri figli? Se non li ammazzano i mostri, lo faranno altri uomini. Ma infatti, perché andare avanti così giorno dopo giorno? Perché non possiamo farla finita? Comunque, è ora di andare. Ah, dai, facciamoci una bevuta. Dopotutto siamo ancora vivi, eh? Offro io, va bene? Ecco qua, due specialità della casa, dalla vecchia riserva. Sono sì, fantastico! Mesi. Dai, beviamo, Artyom! Ah, Orosho Proshla! Che gusto rotondo, eh? E questo è un bel posto, ma... Ah, a casa è meglio. Sai, ho viaggiato su e giù per la metro e la gente sparla sempre della linea rossa. Che qui fa tutto schifo, che non c'è cibo, che spariamo ai compagni per un non nulla e che non si può neanche fare uno scherzo senza essere arrestati. Aspetta, facciamoci un altro giro. Dai, Artyom! Wow, dicevo... Sì, la nostra vita è un po' ristretta. Un solo partito, un solo leader, una sola ideologia. Ma abbiamo l'ordine e tutto viene condiviso. Cibo, medicine, carburante, rifugi. Non ci sono ricchi, è vero, ma neanche mendicanti. Un altro bicchiere! E ora, all'uguaglianza! Dai, Artyom! No! Fedodna! Orosho Proshla! Che stavo dicendo? Ah, sì. Ecco, prendi le stazioni lontane, per esempio. Si mangiano l'un l'altro, vendono i propri figli come schiavi. Sono all'età della pietra. Abbandonato a se stesso, l'uomo diventa una belva. Sai, no? Ordine. L'ordine. È tutto ciò che conta. È la nostra unica salvezza. Sai, puoi credere a quello che vuoi, ma... Sono un rosso. Sono un rosso e sempre lo sarò. Un altro bicchiere! Blin! Forza, Artyom! Forza! Salute! Salute! Beh, amico mio, è così che va. Non prendertela, Artyom. Sto solo facendo la mia parte per proteggere la linea rossa. E tu, moschettiere, sei sul lato sbagliato della barricata. Pronto. Soldati, rinchiudete il compagno. Sì, signor maggiore. Sì, signore. Bentornato, compagno maggiore. Riposo, soldati. Sono stato un idiota. Mi sono bevuto quei discorsi sull'amicizia, quello stupido motto dei moschettieri. Aspetta e vedrai, salverò i conti. Ma mi chiedo perché Pavel si sia preso la briga di intrappolarmi.